Allora, buonasera a tutti. Siamo qui riuniti per commentare l'ultima fatica di Giovanni Palladino. Il primo dovere dei sacerdoti e dei governanti è di vivere in grazia di Dio. Voi sapete che Giovanni per molti anni ha lavorato sulla figura di Sturzo, se ne è innamorato e ha Costruito un percorso che ha portato la memoria di Sturzo ad essere conosciuta da molti che non lo conoscevano, chiarita per molti che lo misconoscevano e soprattutto in ambiente ecclesiale ha rinnovato la, una presenza fondamentale sia nella storia del mondo cattolico, sia nella storia della politica cattolica e sia nella storia della, eh, del sacerdozio cattolico. Adesso si, eh, si è dedicato a un altro personaggio. Fra questi due personaggi dobbiamo trovare un filo conduttore e non è stato difficile trovarlo. Io della Valtorta eh, ho confessato subito e qui c'è l'editore eh, che da tanti anni in milioni di copie ha diffuso l'opera della Valtorta in tantissime lingue, in tutti i posti del mondo. E io non ho letto tutta la Valtorta, eh, ho letto... Molte pagine, ne sono stato rapito perché è un libro piacevole da, vi da, da vivere più che da leggere e devo dire che eh, se all'inizio avevo qualche difficoltà a giustificare questo passaggio no, dal, da dall'ordine politico sturziano, alla, ehm, alla, descrizione, alla descrizione profonda, e intensa di, una, eh, di un Vangelo illustrato da parole bellissime, da, da scenografie straordinariamente vere. E dopo averlo letto, dopo aver letto alcune pagine, alcune centinaia di pagine, e sono migliaia le pagine della torta, eh, devo dire eh, che ho trovato giustificazione allo sforzo di Parladino. Diceva, diceva Luigi Sturzo, la vera vita è amore, naturale e soprannaturale, umano e divino, sulla terra e nel cielo, in una funzione ineffabile nella quale noi, pur assorbiti in Dio, non perderemo la nostra personalità. Ma la trasformeremo, lo dice nella vera vita. E in questa frase Don Luigi Sturzo si adagia e si protegge il libro esortativo fino dal titolo di Giovanni Palladino, un libro che parla di governo indifferentemente della Chiesa e della società, ispirato oltre che da Sturzo anche dalla lettura dell'opera di Maria Valtorta. È una delle frasi chiave che forse convinse Benedetto Croce a individuare uno sturzo minore, in quanto filosofo e pensatore cattolico dedicato anche a dilettamenti teorici e filosofici, così li chiamò Benedetto Croce, rispetto ad uno sturzo vero e lucido politico, sempre nelle parole di Benedetto Croce. Eugenio Guccione grande seguace di Sturzo, annota nella prefazione all'ultimo libro di Palladino, dice che Sturzo lo cita solo 11 volte in questo piccolo libro, ma ciò è bastato perché l'impegno politico e di studio dell'autore appaia ben saldato sia a Sturzo che alla sua pura ardita, complessa e sconfinata opera della Valtorta. La laicità sturziana non è il laicismo, come il liberalismo insegna proprio Cruce non è il liberismo. Le virtù umane del cristiano, infatti, sono l'essenza del fare politico del cattolico, ma anche del non credente. E a queste virtù la Valtorta è ispirata a far ancorare anzitutto la vicenda umana di chi deve servire al governo. Di qualsiasi livello e di, di responsabilità si tratti, comunque e dovunque. Queste virtù che precedono e introducono le virtù teologali, patrimonio esclusivo del credente, giacché introdotte dalla fede, che racchiude la fonte e il culmine della vera vita. Per questo accento sulle virtù morali umane, il piccolo testo di Palladino. È diretto anche fuori dai recinti della ormai agonica politica cattolica italiana. Ed è proprio a causa di questa agonia che, come un prezioso relitto di una splendida e ricca nave, emerge tra i flutti inferociti della politica moderna l'essenziale della buona politica, il possesso e la pratica di quelle virtù. Queste sono da secoli e per tutti quattro da secoli anche prima del cristianesimo, prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. In nome di queste parole, rese impropriamente e riduttivamente anche parole d'ordine elettoralistiche, si sono svolte intere campagne di cattura del consenso universale e dell'assegnazione di posti chiavi di sottogoverno istituzionale. Quanta gente ha detto di essere a favore di una giustizia giusta, di, una, di, una, di essere forti, di essere temperanti e prudenti, ma solo per catturare il consenso. E in questa riduzione a parole disancorate, a relitti senza nome e storia, sta oggi tutto il dramma di una classe dirigente insufficiente e colpevole, di alto tradimento del bene comune. Costruire una classe dirigente vera e lucida, per dirla con croce, in luoghi diversi da quelli dell'educazione cattolica, la scuola e la famiglia, sono i luoghi deputati a questo, e sono oggi luoghi compromessi, è possibile, ma anche è più difficile. Palladino si è dato da decenni uno scopo alto, dare un, un nome al relitto storico misconosciuto dell'insegnamento magistrale secolare della Chiesa in politica istituzionale, che ogni tanto è stato avvistato strumentalmente dai bastimenti scassati del governo del bene comune. Lo ha fatto fin qui con l'aiuto di Sturzo, principe della buona politica laica, Ora tenta, tenta un affondo paraevangelico con questo testo che estrapola dalle migliaia di pagine valtorta, valtortiane quelle utili a guidare la formazione e l'autodisciplina del buon politico, immergendola nelle visioni ispirate della Valtorta. Tant'è vero che il libro è parimenti eh, dedicato sia. A citazioni Sturziane che Valtortiane. La sua lettura è perciò densa di suggestioni dirette anti didascaliche che, però, che non sono perciò bisognose di complesse esegesi per diversi livelli di comprensione, ma risultano colorate, colorite da poesia descrittiva di gran pregio, con, come in un grande romanzo storico paragonabile al genio di Manzoni e di Shakespeare. Se leggete le pagine della Valtorta mi darete ragione. Nell'opera non c'è la forza evangelica dell'annuncio della buona notizia che i Vangeli hanno saldata in ogni parola. C'è un quadro d'insieme narrativamente affascinante e antimodernista, conservando dei Vangeli l'essere parola senza tempo per tutti i tempi. L'uso di un linguaggio moderno fa in modo che oggi l'uomo possa riconoscersi facilmente come destinatario personale delle esortazioni ispirate della Valtorta. Alcuni quadri o scene valtortiane sono state scelte dall'autore per riancorare al cattolicesimo il profilo di uomo o donna che serve alla funzione di responsabilità di governo. C'è da chiedersi se è un libro antistorico, dati i tempi, e se sia un libro necessario. Di questo immagino parleremo oggi pomeriggio. E per rafforzare quello che sto dicendo, mi sono permesso di sfogliare l'ultimo libro, libro su Papa Benedetto XVI. È una raccolta di, eh, di, di, così, di scritti sulla politica che credo eh, l'autore di questa raccolta abbia copiato in qualche modo il nostro, <ride> nostro fratello Donato perché eh, lui ha fatto un lavoro certosino e l'ha raccolti tutti. Però in, questa, in, questa, in questi brani scelti io ho trovato un... La ragione per cui è utile unire lo studio sturziano con quello valtortiano. C'è un'antitesi sottesa in tutto questo discorso. Si, dice il Papa: si può, e merito, si può costruire un ordine della natura puramente razionale, che tuttavia poi strettamente razionale non è. E che d'altro canto minaccia di relegare ciò che è propriamente cristiano nell'ambito del mero sentimento si domanda il Pape Emerito. L'ordo naturalis ha o no bisogno del Vangelo, e cita Kelsen eh, il Pape Emerito: è ragionevole derivare un dovere dall'essere solo se qualcuno ha depositato un dovere nell'essere. Insomma, l'etos può essere ridotto a pragmatismo, si può vivere senza Vangelo, si può governare senza Vangelo. Il liberalismo europeo senza Dio, dice il Papa, è incomprensibile e illogico per i padri del liberalismo. Dio era ancora il fondamento della loro visione del mondo e dell'uomo. Anche se nel liberalismo l'idea di Dio si stacca dai suoi fondamenti biblici, perdendo lentamente la sua forza concreta, per i grandi liberali Dio è e rimane irrinunciabile. Consegue di qui un'ultima cosa e chiudo. La fede cristiana ha distrutto il mito dello Stato divino. Il mito dello Stato paradiso e della società senza dominio o potere. Al suo posto ha invece collocato il realismo della ragione. Ma ciò non significa che la fede abbia portato un realismo libero da valori, il realismo della statistica e della pura fisica sociale. Al vero realismo dell'uomo appartiene l'umanesimo e all'umanesimo appartiene Dio. Alla vera ragione umana appartiene la morale che si alimenta ai comandamenti di Dio. Questa morale non è un affare privato, ha un valore e importanza pubblica. Non può esistere una buona politica senza il bene del buon essere e del buon agire. Io mi fermo qui perché penso che eh, di aver colto, spero, il, il centro della, dello sforzo del, di Giovanni Palladino nell'associare il, il suo impegno sturziano con quello della diffusione delle visioni eccezionali di Maria Valtorta. Grazie.